Queste montagne io le raderei al suolo, arrivare dritto a Mentone, a Bergecci oppure a Lione, poter guardare in faccia un francese, vedere com'è una francesina. Una volta ne ho scopata una tre volte nella sua macchina nel giro di 10 minuti, e dopo lei era ancora gentile e affettuosa con me, ma io ero scontroso per l'insicurezza della mia eiaculazione precoce. 3 volte, sommata migliaia di altre negli anni che son venuto subito, son venuto subito, son venuto subito, son venuto subito. In montagna ho sempre freddo, preferisco il mare, poi queste cose tutto attorno precludono la vista. Per carità, è bello il tramonto sul viso, ma vuoi mettere con una città ariosa del centro Italia come Firenze o come Cagliari la notte frizzantina in cui io e il mio amico trovammo una pazza per strada e ce la portammo a casa, e si vede che non voleva staccarsi, era una bella turbata, e io, mentre il mio amico già sonnecchiava, ne approfittai che neanche lei voleva dormire. E allora, dopo uno scambio di battute incomprensibili, mi infilai dentro, poi venni, lo tolsi, non mi ricordo in che ordine tra l'altro. Il mio amico mica dormiva. Io mi chiesi, e poi ne parlammo in seguito, se lui stupì o no del fatto che approfittassi di una psichiatrica, che lei, poverina, non approfittò, o perlomeno del fatto che son venuto subito, 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 oh, oh, son venuto subito. Ragazzi, fai un po' di dita, va, che è meglio. Passionisti per la montagna proprio non mi convincono. Come fanno i miei parenti di parte paterna a dormire appesi ai chiodi, a leggere libri di gente che cammina, a sfidare la possibilità di crepacci e valanghe, ad alzarsi presto la mattina dal letto caldo delle loro belle case valdostane per sudare calze spesse, respirare aria sempre più rarefatta e guardare per pochi istanti tutte le valli dall'alto. I miei ricordi più intensi della montagna sono la paura delle vipere che avevo da piccolo, gli incubi e le otiti perforate, con le visite in camera di mio nonno, che poi mi scrisse una lettera quando ero più grandicello, dicendo di trovarmi una moglie innanzitutto intelligente. E io invece mi innamorai come una pera cotta di una che a volte si vede proprio che è scema, nonostante sia più intelligente di me e caritatevole, nel senso che ha un buon cuore e una discreta pazienza. Quello che ancora mi tiene attaccato a lei, caro nonno, a parte il nostro primo figlio e la incredibile bellezza del suo volto, che cerco di non guardare troppo perché attrae per me come il vortice dei Pirati dei Caraibi 3, e tutto il corpo che, muovendosi sinuoso e potente da lungo tempo a questa parte, mi porta rapidamente quasi tutte le volte all'eccitamento incontenibile
per il quale addirittura prego il padre di onnipotente. Studio libri di filosofia d'Oriente e ho contattato perfino uno psicologo valente nella speranza di un ritorno della forza sessuale di quando ero più giovane che scavalcavo le montagne come un dandy annoiato pensando sempre ad altro e soprattutto niente. Timore di restare lì a fissare un punto stupido davanti a me pensando mestamente che son venuto subito non te l'aspettavi, son venuto subito.